su Twitter. Cazzo, manco l'avevo notata l'altra volta. Vabbè, non si nota facilmente. Se potessi tipo prenderla e romperla. In mezzo alle frasche, ci stanno frasche. Sono visibile e so invisibile. Non mi puoi vedere. Ma la smetti di rompere i coglioni e te ne vai? Grazie. Ah. Oddio, non è che mi tocca affrontare un guardiano prima di entrare. Domanda. Probabile, lo sai. Non mi ci fa andare. No, perché fisicamente proprio non ci fa andare. Qua nemmeno. No, perché allora. La battaglia contro Stefano sarà un po' stupida perché da una parte c'ha stealth, mi pare, e un'altra devo schivare in continuazione l'occhio. Poi c'è sta la battaglia proprio contro di lui e l'occhio, che però è stronzo perché lui si teletrasporta in continuazione e tu devi schivare mentre lui ti arriva, si avvicina. Al solito, la sua arte. Estetica cinetica. Sto vizio di aprire le porte piano. Mi fai un salvataggino rapido, per Deve essere qui da qualche parte. favore? Ah, quindi è una zona proprio, anteprima. Azzo, pensavo fosse la battaglia diretta. Osi distruggere le mie opere? Vuoi piegarmi alla tua volontà? Come loro? Cerchi di trasformarmi in qualcosa che non sono. Ma veramente Ciò che hanno creato qui è meraviglioso. L'hanno sprecato perché non hanno immaginazione, perché non sono artisti. guarda. Vogliono controllarmi, manipolarmi. Tu vuoi fermarmi, ma hai fallito perché con il potere del nucleo posso creare la mia arte per sempre. Ma scusa, aveva detto che lo cercava qualcun altro, volevi, non lo volevi dare a qualcuno. Che fa con questo? Ah, beh, il teatro di Poccoro c'è stato nulla a teatro, è vero. Mai visti perché io a teatro. A parte ci sono andato troppe volte al teatro. Non c'è stava mai da mangiare. Fa chiuso. Vabbè, che te posso dire, se va? Sto la mano, no. Anche perché tu un cordoncino di sicurezza a quanto pare non sei capace a saltarlo. Segui la musica. Non vedo un cazzo. Prima di entrare lì voglio vedere qui sopra. Ma cos'è? Quindi è morto, ecco perché gli frega cazzi. È una mente pressoché infinita. Dici tu, bro. Vabbè, era solo quello. Ok, allora possiamo entrare. Ma non credo ci sia la batta. Credo ci sia un'altra cosa con l'Obscuras. E poi non mi ricordo. Ah, che cosa? Ah! La scena del teatro orribile! Me la sono appena ricordata! Mamma mia, mi fa un massacro!
Che poi vabbè, non so se sono, credo siano persone sta vere. facendo a questa gente? Indovina. Questa caccia è stata divertente. Ma anche le cose più belle, prima o poi, devono finire. Dov'è la bambina? Complimenti per essere arrivato fin qui. Se la perseveranza fosse una forma d'arte... Oh, mo fanno vedere l'occhio. Bene, lo fanno vedere bene. Forse non un Michelangelo, ma perlomeno un Van Gogh. Basta con le no, grazie, me ci tengo le orecchie. Dov'è? Il nucleo è al sicuro con me. Ho seguito i Ho suoi eseguito i suoi ordini. Ma una volta che ho compreso l'entità del suo Ah, potere, ecco, vedi che ha fatto proprio. Ma che cazzo di giacca c'hai? Potuto consegnargliela. Ciò che faccio è a quadri o è proprio il tessuto? Mero rendiconto per sì, lo sto ignorando, lo so che lo sto ignorando il suo discorso. Lui non potrebbe mai capire. Lui. Di che parli? Non ha importanza, tanto alle ore contate oramai. Le mie opere, tuttavia, continueranno guanti a vivere. Sembrano i miei guanti invernali, solo che ce l'ho nere. Mamma mia, che massacro sto stronzo. Picasso ha avuto il suo periodo blu. Vero? Io ho appena iniziato il periodo rosso. Merda. No! No! Non gli manca niente. La mia ultima opera. Ah, non c'è manco il coso. E mo ferma tutte le ferme le magine. Mamma mia, quante ne ha massacrate. Era una sessantina. No, nemmeno. Proiettile in testa non te lo toglie nessuno, te sta preoccupa. Non ti posso dare un proiettile in testa per ogni persona che ho ucciso qua dentro, perché sennò... Sebastian adesso capisce che questo non è un semplice psicopatico. E che questo lo devi uccidere. Un bouquet di carne e sangue. Maniaco bastardo! Come potrò mai fare di meglio? Troverò un modo. La sua in realtà mi ricordavo di ispirazione. Mi ricordavo sua paura. La corruzione dell'innocenza fa scattare la scintilla creativa. Ah, degli lili. Pensavo di cosa, ho detto, ma non è che mi evoca qualcosa di brutto? Non puoi riaverlo. Non sapresti sfruttare il suo potere. Ma chi se ne frega? È sua figlia. Che cazzo gliene frega del suo potere? Potrebbe... Ah no, è proprio la battaglia finale, ragazzi. Che bello. Ho solo 4 colpi di pistola, di fucile. In tal caso senti, però non vale, eh. Vengo a prenderti, bastardo. Bravo, diglielo. Aspetta. Odon. Devo fare una cosa, ovvero tornare alla pistola normale. Perché non voglio fare i giusti danni che ho fatto. Sono stupido. Aspetta. E metti il fucile a pompa dove stavo prima. Sempre quel quadro che non mi ricordo mai come si chiama. Dove le... la... E adesso c'è il momento brutto. Prendo stealth. Non so perché mi viene voglia di chiamarti Gideon. Assomiglia. Mi viene in mente Skyrim e Azura. Solo che Azura dovrebbe essere la stella fatta con la sola bocca. Non mi ricordo. Se non è una stronzata del genere. Che non l'ho mai finito. Sky è un altro di quei giochi che non ho mai finito perché. Devo essere rapido a muovere. Ci arrivo fino lì. Ci arrivo!
Poi devo scendere e mettermela sotto. E poi faccio lo scatto. Però se non mi facesse fa sta cosa, nel senso, come si dice, di premere X per scendere, mi aiuterebbe. E tre colpi di pistola, ma vabbè. Tanto mo se ne va. Io scatto fino là. Ok. Che in realtà potevo farlo fino lì, eh. Cioè poteva arrivare comunque. È che mi sa che tipo un dei ripari dovrebbe essere finto. Nel senso che se tu ci vai, quello te pia lo stesso. Tipo quella parete lì dovrebbe essere pericoloso. Quella parete col quadro. Infatti ho fatto la cazzata a scattare. L'ho scattato perché pensavo fosse tipo automatico. Fosse tipo faccio lo scatto finale fino a quel punto. Sì, lo so, non ti piace quando scatto, lo so. Ah, che troia. Un fusile. Ambe! Ok, ok, ok. No, perché tipo lo posso fermare Stefano con un dardo elettrico. Ma me li faccio pure. Posso fare anche un dardo arpione, però non mi conviene perché spenderei entrambi sti cosi. Quindi aspetto. No, con l'esplosivo non gli fa niente, se non sbaglio, perché tipo entro dopo tot l'esplosivo gli si toglie addosso. Dove devo andare, tra l'altro? Non lo so, però la prossima andata vado fino lì. Ma l'altra parete qua davanti. Sono morto. No, per fortuna, perché sto scemo non fa i salti. Mi fai muovere o cosa? Niente, non mi fa muovere. Ci è mancato poco. Ok, devo fare un salto, mi pare. Ok. Questa è la parte stronza di sta boss battle. Poi la boss battle stessa non è proprio decentissima, in effetti. E mi ricorda che io mi sa che sono senza cure. Vedete qua. Ok, scusate, ma evidentemente la console mi stavo cominciando a far incazzare. Perché a quanto pare decide che randomicamente crasha, oltre che crasha il gioco. E decide che non ho abbastanza spazio per avviare il gioco, nonostante ce l'abbia. Tipo, fino adesso ho stato mezz'ora a dire alla console, a cercare di avviare il gioco, dicendo alla console che c'ho più di 264 mega liberi, cioè ho 10 giga liberi, c'ho. Che sì, praticamente sono pochi. Però, io ripeto, porca puttana, no? Porca puttana, sta cosa. Non è la prima volta che mi succede, ma tra l'altro. Non si ricrascia qua nel cazzo. Non crashare, ti prego. Me l'ha salvato il video, da quello che ho visto, perché me l'ha salvato alla fine. Basta non chiudere e avviare niente, perché gli dà tipo, prende tipo 30 secondi da... E io qua non so al sicuro, infatti. Seb, corri. Thank you very much for your cooperation. Now you will proceed with more exciting tests for you and your partner. Okay, remember, dove cazzo sei don't immerge the robot, the specimen, in liquid. E poi non mi ricordo più come fa.
Posso fare anche una siringa media e la faccio. Sì, dai. Un colpo in più ci salverà la vita, no? Abbiamo cambiato la pistola, sì. È un salvataggio prima. Sono stupido io. Potevo risparmiarmi il fatto di sprecare le munizioni e il polvere da sparo. Ok, sono pieno. Pensavo per un po' di tornare indietro. Mi sono spaventato. Ho detto no. Dardi... Vedi, vedi, tanti dardi elettrici. Tanti dardi elettrici. Ho detto io. Qua conveniva da iniziare anche il dardo elettrico totto. E sta botta salvo. Abbiamo 150. In realtà mi serviva qualcosa per 140. No, questo è 120. Questa è la cadenza di tiro. A sto punto conviene aumentare la cadenza di tiro del... No, come l'ho detto, non lo posso fare. Che cazzo dovevo potenziare a 150? 140. La gittata? No. 140. 180, non lo so. Vabbè, me le tengo. Non sa mai. Allora, alto dardo elettrico, perché sì. Dardi esplosivi, che posso. E mi farei due colpi, un paio di colpi del fucile. Pompa. Più altri due colpi di pistola. Ok, adesso non ho cervello, sì, non ho su. Vabbè, c'è un giallo rosso, ma quella è un'altra faccenda. Allora, si salva e si va a ammazzare finalmente questo. Non so, non mi ricordo se muore o tipo viene espulso dallo stem. Che tecnicamente è la sua morte comunque, perché da quello che ho capito è già morto. Perché ha detto le due vite, le mie due vite. Vuol dire che perché tecnicamente potrebbe anche essere il fatto che ha messo la bubblet qua. Eccola qua. Potrebbe essere quando che è morto come fotografo normale ed è diventato artista. E la seconda morte probabilmente è quella all'interno di qui. Gatto, cosa vuoi? Sei come mia Maya oggi. Oggi Maya è stata tremenda. Oh. Non lasciava in pace nessuno. Nessuno lasciava in pace. Oh. Seguiva tutti. Ma ha svegliato per l'ennesima volta. Poi mi riaddormento e mi alzo alle 11. Grazie al cavolo. C'è bisogno della musica, attenzione, ci sta a cazzo. Sì, l'occhio, l'occhio della madre. Ma... Non ti pareva? Per esempio, questo condominio non l'hanno spiegato che cos'è, vero? Vieni, ti aspetto. La mia prossima opera sarà straordinaria. La sottomissione della sua volontà. Assorbirò il suo potere. Sarà arte, nel vero senso della parola. Ma cos'è l'arte senza un pubblico? Ho bisogno di te per completare la mia opera. Ed è per questo che sei stato battuto. Idiota! Se tu avessi evitato di fare l'egocentrico, l'avresti fatta tranquillamente. Invece no, devi far figo, devi fare quello, devi fare quell'altro. Guarda che so bella, guarda che bella l'arte. Ah, che bella questa. Ah, meglio pieno. Merda. È una volta. Però come rosica. Dai. Andiamo Sebastiano. Sebastian vs Stefano. Incoming. Mamma le sberle che prenderò. Mostrami quello che sai fare. Vuoi un tocco con le carte? Sebastian Castellanos, lo sapevo io. Stronzo. No, volevo aprire a botto. Perché? Volevo aprire con la schiacciata. Con la col calcio. Basta inseguimenti. E basta stronzate. Sebastian, d'accordo. Linguaggio. Ora inizia ad annoiare. Oh. La tua morte sarà arte. Allora, come funziona sta boss battle? Così.
Che merda, sei tu il coglione che ti avvicini. Stefano. Merda. Non mi sfuggirà. Ma chi vuole sfuggirti? Ah, cazzo, è vero. Merda, so due. C'è anche una presa, tra l'altro. In posa per una bella foto. No! Stai fermo! No! Merda, ho finito le munizioni. Cominci a darmi sui nervi. Altrettanto. Non puoi nasconderti da ciò che non vedi. La mossa avvicina. Mi fa. Ah! Counter. Non mi sfuggirà. Ti è piaciuta? Ne ho abbastanza. Preparati. Ancora non mi basta. Mi occuperò io di te. Vedi perché dicevo che. Comincio a stancarmi. Ma. Non ha senso scappare. Ma non voglio scappare. Mi hai lanciato il coltello? Cavallo. Non puoi nasconderti per sempre. Ah! Scusa un attimo, non ci sto a capire niente. Dove cazzo sei? Quella era la presa. Vinico. Ti faccio a pezzi. Lo pagherai per questo. Nah. Dammi il tuo sangue. E ho sparato il dardo normale. Fermo, dannazione. Ma no! Vinico. La cosa bella è che mi ha anche sprecato il dardo. Quindi sto stronzo. Mazza quanti danni mi ha fatto. Usiamolo tanto. Non puoi nasconderti per sempre. Ma io non mi sto nascondendo. Maledizione! La pagherai per questo! Non è! Non resterà niente di te quando avrò. Ok. Mi occuperò io di te. Sono. Non ha senso scappare! Mi fa staccare le cuffie per cortesia. Non puoi nasconderti per sempre. Sanguina per me. Sanguina per me. Vinico. Pagherai per questo. Cazzo. Non puoi nasconderti per sempre. E io non voglio scappare. Sto cercando. Sanguina per me. Cazzo. Preparati a morire. No, gli ha fatto danno il dardo, ma non l'ha ucciso. Ah no, gli ho sparato il dardo al pione. Beh, tecnicamente se ho preso un femore morirebbe dissanguato.
ti ho reciso bene l'arteria femorale. Femorale. So. Gli abbiamo messo un dito nell'occhio. Finale prematuro. Avevo ancora così tanto da creare. Hai distrutto il mio retaggio. Ah, non ci vede! Guardami. Lui vede sempre solo Tu rosso. mi hai trasformato in un capolavoro. Devo immortalarlo. Se solo avessi la mia macchina. Dov'è finita? In teoria dovremmo rimanere. Adesso abbiamo eliminato sia lui che il Obscuras. Quindi in teoria non dovrebbe più apparire. Credo. Vabbè, meno uno. Dai. Mo' manca il grande capo. È ancora vivo. Sapevo. Sebastian. Ultima foto. Bravo. Avresti dovuto farlo subito. Cazzo. Lily! Ha visto uccide. Non avere paura, tesoro. Sono io. Papà. Sto cacchio. Non è vero. Papà è morto. Come fai a spiegargli alla bambina, mo, che sei vivo? Ho un problema. Tesoro, so che cosa ti hanno detto, ma non è la verità. Lily, ti prego, io. Vieni, Lily. Non devi nasconderti. Magari di... Che cos'è? What Madonna in bianco. Io la chiamo la dama bianca. E lui la riconosce. Vieni dalla mamma, Lily. Ti proteggerò io. Già. Poi Demon Souls Intensify, Vaila. però vabbè. Allontanati. Tu non puoi averla. Gary! Ciao Gary! Mi sei mancato, solo che adesso non ti posso affrontare perché non ho munizioni. Potresti andare da un'altra parte. O ci tocca affrontarlo per forza. La cosa buona è che lui l'ha riconosciuta subito. Ha detto Myra. Capitolo 8 anteprima. Ah, finito? No, finito? Siamo 8. Non so quanto siamo lontani dalla fine, ragazzi. Credo ci voglia ancora un po'. Dovrebbe starci un livello con le catacombe, un livello dentro una chiesa, un livello dentro una parte della città dove non c'è sta... c'è un casino. Ma siamo sdraiati sulla scrivania o siamo sdraiati con le gambe alzate, tipo? Sebastian, ma dove vai? Sebastian, che cacchio fai? Sarò qui fuori ad aspettarti, mentre lì dentro ti aspetterà qualcun altro. Kidman. Ma Ha va. sempre saputo di Myra. Ma va. Ancora non ci arrivi, eh. C'è qualcosa di più. Tanto. Posso tacere se mi fai entrare. Ma io posso sentire piacere se mi fai entrare. Marta. Ma io posso tacere se mi fai entrare. È una strana cosa. Eccola là. Capitolo 9. Un altro male. C'è sempre un altro male. C'è sempre. L'importante è che il buono non si fermi mai a battere il prossimo male. O non diventi lui stesso il male. Che cos'è? Dov'è lo specchio? Ma se ti fai un po' di cavoli tuoi? Tra l'altro non mi ha dato neanche anime sta cosa, sto boss. Sì, e le catacombe we go. Ma ci andremo la prossima volta. Perché non c'ho. Non c'è neanche la sedia. Ah no, c'è la sedia.
Mi avete dato proprio anime? No, non mi date proprio. Va bene. Ci vediamo al prossimo video. Andiamo avanti con questa cosa inquietante. Per poco. Per non poco inquietante in realtà, però. Va bene? Va bene. Bye bye.